sono qua perché credo fortemente ci sia bisogno di dare un'ennesima riprova della nostra esistenza. Because a vision softly creeping left its scenes while I was sleeping. Perché purtroppo siamo stati dimenticati per troppo tempo. And the vision that was planted in my brain still remains. Siamo essenziali. Non siamo stati ascoltati mai. Noi non facciamo divertire la gente. Oggi ci sono fonici, tecnici, luci. E oggi è bellissimo essere insieme a tutti i nostri colleghi. Project manager. Dobbiamo ripartire. Direttore di produzione. Per il lavoro. È la cosa che ci manca di più. Per loro. Adesso mai più. Per noi. Ci sono tante maestranze che devono essere tutelate. E per la musica. Tutto il comparto unito. Enrico Berlinguer diceva che ci si salva tutti insieme. Te lo stiamo dicendo dritti negli occhi. Ci si salva solo tutti insieme. Il governo, adesso ci vedi. Siamo qua perché dopo 14 mesi dall'inizio della pandemia la maggior parte di noi è ancora senza lavoro, la maggior parte delle aziende della filiera rischiano di chiudere per fallimento. Non è un discorso di pietismo ma di realtà. Non è colpa nostra se siamo a casa a fare niente, anche perché alternative in questa situazione di crisi generale comunque non ce ne sono. Oggi sono 1000 bauli, che sono il doppio di quelli che c'erano a Milano, 500. Ma era importante avere 1000 bauli anziché 500 per dimostrare che in questi 6 mesi i problemi sono raddoppiati. L'indifferenza è la stessa, ma i problemi nostri sono raddoppiati, siamo sempre più in difficoltà. Il baule rappresenta tutta la filiera del lavoro, dello spettacolo, degli eventi, delle fiere, dei congressi, perché la maggior parte della tecnica viene riposta dentro questi bauli che la custodiscono e la portano fino a destinazione. From now on. Non siamo stati ascoltati mai, né all'inizio, né durante, né in questi giorni qui. In questi anni non siamo mai stati una categoria che è riuscita a unirsi e crediamo che il concetto di unico settore con un unico futuro sia assolutamente fondamentale e sia lo strumento concettuale che ci aiuterà a uscire da questo momento di difficoltà. Sono qua perché credo fortemente ci sia bisogno di dare un'ennesima riprova della nostra esistenza, perché purtroppo siamo stati dimenticati per troppo tempo. Siamo riusciti però finalmente a creare un gruppo, a fare unione e questo secondo me potrebbe essere un nuovo inizio. Noi siamo invisibili per mestiere, siamo invisibili, nel senso che per fare quei congressi, per costruire quei parchi, per amplificare le loro voci, occorre tutta una quantità di persone con tantissime diverse professionalità. Il rischio che corriamo noi è che queste professionalità si perdano, ma noi non ci possiamo permettere di perdere queste professionalità perché noi senza di loro non andiamo da nessuna parte. Home again, and we will come back.
Io sono tanti anni che sono dal vivo, vedere dei miei amici con cui lavoro, i miei tour manager, i miei fondi, cioè, in gravi difficoltà mi dà una profonda sofferenza, quindi in questo momento è molto più importante dare sostegno a loro. Oggi ci sono fonici, tecnici luci, project manager, direttori di produzione, tutto il comparto unito. È una manifestazione assolutamente pacifica e abbiamo piacere di far passare questo messaggio, perché noi li sappiamo fare, gli eventi li sappiamo fare rispettando le regole. Amiamo molto il nostro lavoro, non abbiamo nessuna intenzione di cambiarlo, crediamo anche che sia necessario essere tutelati, che i lavoratori, ma soprattutto che i tecnici vengano tutelati, perché c'è una maestria, un know-how si direbbe, che non è facilmente trasmissibile, che si perderà. Qua dei concerti, degli eventi, delle fiere, dei congressi, è un'industria vera e propria. Fatturiamo decine di miliardi di euro. Noi non facciamo divertire la gente, noi siamo l'industria, eventualmente anche del divertimento, ma non solo. Siamo una parte importante dell'economia di questo paese. Viviamo in una comunità, almeno io penso, mi ostino a credere che questo paese sia una comunità. Enrico Berlinguer diceva che ci si salva tutti insieme, ci si salva solo tutti insieme. In sicurezza, se non si può aprire in sicurezza, ci dovremmo ricordare che è una repubblica fondata sul lavoro. Se non puoi lavorare, lo Stato, il paese deve aiutare, non è elemosina, deve aiutare in attesa di ricominciare. Oggi è un obbligo morale, come diceva Kant, il cielo stellato sopra di me, cioè c'è il sole e la legge morale dentro di me, per esserci, perché poi se sono diventato quel poco tanto che sono, lo devo anche a tutte le persone che hanno tirato i cavi, hanno reso la mia faccetta più carina con delle luci meravigliose, l'orchestra che ha suonato, chi ha la cassa ha dato i biglietti, le maschere che ti portano alle poltrone. Siamo una grande, infinita famiglia che deve lavorare, se non può lavorare va aiutata, quindi ci devi essere e quindi ci sono. La speranza è quella che si possano avere delle certezze maggiori. Certezze maggiori è un maggior impegno da parte del governo a tutelare i diritti dei lavoratori, e la speranza è quella che possa un giorno questa categoria essere rappresentata anche in Parlamento. Questa è una grande speranza. Abbiamo dimostrato negli ultimi concerti che ci hanno dato la possibilità di fare in teatro che non c'è stato un solo caso di Covid. Siamo stati attentissimi e ligi, perché non ci possiamo permettere di inciampare. Però dobbiamo ripartire. Dobbiamo ripartire perché per il lavoro, per loro, per noi e per la musica. Perché senza musica è un mondo troppo triste. Poeta diceva: durante l'inverno ho scoperto che dentro di me c'è un'invincibile estate. Però la speranza poi gli devi dar forma. E la forma gliela danno le persone, aiutandosi. Quindi certo, io fino all'ultimo minuto della mia vita avrò la speranza e mi spenderò per gli altri, non solo per me, perché sennò nella vita, pensa, voglio dire, io facevo uno spettacolo che parlava di felicità e l'unica vera felicità è quella condivisa. Se sei felice solo tu, non mi interessa. Valzer cinestetico. Saltare per cadere negli occhi che appartengono a un volto che ci illudiamo di conoscere. Una vita che non basta a se stessa. La solitudine non come qualcosa che manca, una disperazione per eccesso. Emergere dal fondale è il segreto della loro solitudine. Noi siamo dei cercatori di testi, come cercatori di pepite d'oro, di testi e o di temi. A un certo punto l'aneddoto è che Maddalena telefona a me, Alessandro, e dice: parlando di altro, di tutto altro,
Ma poi questa cosa è incredibile, come mi ha risuonato, ha aperto il Ministero della Solitudine in Inghilterra e noi come gli uccelletti ci siamo addrizzati la schiena e abbiamo capito subito, in maniera completamente ragionevole, di aver trovato non il luogo inteso come ministero in senso stretto, ma un luogo di ragionamento, di innesco di storie, di solitudini, individualità e anche allo stesso tempo un luogo che fosse fortemente legato anche alla città, agli attraversamenti, alle solitudini cittadine, alle solitudini individuali, biografiche e collettive. Questo un anno e mezzo fa, per riuscire a lavorare su una scrittura originale che ci permettesse millimetricamente di andare a costruire queste solitudini e di farle però risuonare dall'altra parte del palco. Risate che cedono il passo alle lacrime e lacrime che ballano con le risate. Gemiti, tutti questi respiri vegliano alle vostre spalle. Il progetto racconta delle solitudini passive, subite, in sottrazione, che tolgono delle solitudini dei luoghi, quindi le tracce che lasciano gli esseri umani, ma anche delle solitudini agite, persone che decidono che vanno slacciandosi dal consesso degli uomini, no? Anticapitalista in questo senso. La nostra funzione, la funzione della regia, è quella di capire, di individuare quali sono i soggetti giusti da mettere sul palcoscenico, fuori dal palcoscenico. I registi spesso hanno fretta, fa parte delle nostre depravazioni. Vogliamo mettere forma a quello che coraggiosamente, consapevoli, siamo arrivati qua con un setaccio decennale, quindi sappiamo di poterci fidare gli uni degli altri e anche di quelli che magari sono arrivati per ultimi, però si affina anche la capacità di fare setaccio. Ecco, sapere che ci sono dei momenti in cui l'informe va lasciato così moltiplicarsi. Anche a livello produttivo c'è una gestazione molto lunga che permette di stare vicino agli attori e di poter lavorare, me come autore, ed è un grande privilegio, addosso a loro, vicino a loro, e quindi di scrivere nei paraggi della loro creazione, non solo della mia. Spesso nel teatro, non è un vizio di forma, però succede di consegnare, il drammaturgo consegna un testo già fatto che viene in qualche modo calato dentro la situazione degli attori, dentro la loro struttura. Questo è un processo diverso ed è molto bello perché l'autorialità di un drammaturgo non viene mortificata da questo passo indietro, no? Ma anzi trova un modo diverso di creare, di trovare dei linguaggi, di fare degli esperimenti, perché ogni singolo attore ha una sua struttura, una sua identità, un suo colore. Quindi il testo diventa non quella monade autoriale che spesso è costretto ad essere, ma prende delle linee diverse, anche contrastanti, diventa qualcosa di polifonico, di contraddittorio anche. Azzaladate, ma chi se ne fa? Cioè, azzaladate, ricevo un'informazione. Perché la primissima, comunque per tutti il primissimo istinto è non creare, dovete allenare l'esatto contrario, creo, è sbagliato, non me ne frega niente, creo. Si è deciso di lavorare con un numero ridotto di attori, con una scenografia essenziale, anche rinunciando ad alcune componenti che ci caratterizzano di solito, quindi di un lavoro che possa essere sostenibile in questo senso. Quindi proprio nel senso della produzione. Le residenze, l'accoglienza di artisti e artiste che non propriamente sono legate ai nostri progetti produttivi è un'attività che il Teatro India e il Teatro di Roma ha sempre avuto, articolandola con le presenze legate agli spettacoli, alla presenza degli spettatori. La Casa d'Argilla è una compagnia fondamentale per questo teatro e direi di casa nel senso più alto del termine, non un senso di familiarità ma davvero un senso di riconoscimento artistico. La bellezza delle residenze è quella di poter essere un po' più alla deriva rispetto a un progetto produttivo
iperstrutturato, quindi per esempio qui si sono potute, la compagnia si è potuta permettere di incontrare una coreografa come Marta Ciappina per approfondire una parte compositiva, coreografica, e davvero la residenza è un momento non solo di sostegno e di accessibilità di questo, che è un luogo pubblico alla comunità artistica, ma è anche la possibilità di divagare e davvero di dare, di divagare non in un senso di svago, ma di divagare nel senso di aprire e spalancare tutte le possibilità della ricerca. Quella che vi piace, quella che fa breccia nella vostra immaginazione, e avete la sapienza e la maestria e la maturità, a partire da un solo seme, di far fiorire un albero. Mettere in rete, si dice banalmente, e tutti noi in questa messa in rete probabilmente facciamo un passetto indietro, perché è vero, noi a che serviamo qua? E abbiamo fatto un passo indietro. Fabrizio ti ha detto una cosa simile: io, da autore puro che scrive a casetta sua, faccio un passo indietro e mi trasformo in autore, in dramaturg, in architetto, in sperimentatore. Facendo un passo indietro scopro più cose. Gli stessi attori fanno un passo indietro, perché non è che arrivano in palco e dicono vabbè, avete il testo cotto e mangiato. Marta fa un passo indietro rispetto al suo lavoro solo di coach, solo di interprete. Quindi, come dire, la rete presuppone che facendo tutti questo passetto vediamo meglio quello che stiamo facendo, che mi sembra un dato meraviglioso, parlando di solitudini, no? Al contrario. L'origine del personaggio è una domanda veramente misterica, quasi esoterica. Questi impulsi, questi personaggi, questi abbozzi, perché ancora non sono compiuti, non sono portati a termine, ognuno incarna in qualche modo una certa postura della solitudine. Ognuno è una traiettoria, un punto di vista, un modo di declinare questo concetto della solitudine. Questa è una caratteristica comune a tutti i personaggi, cioè una vita che non basta a se stessa. E questo ci renderebbe tutti, come dire, dentro la categoria della solitudine, perché c'è come un'incapacità della vita di soddisfare i desideri che suscita. Nessuno di questi personaggi è penoso, no? Nessuno desta compassione. Sono tutti personaggi con cui chiunque si può immedesimare e che hanno lo stesso tipo di esigenze che ha chiunque. Quindi la solitudine non come qualcosa che manca, come un deficit di qualcuno, ma come quello che Shakespeare chiama una disperazione per eccesso. Cioè una speranza così alta che il desiderio non arriva a immaginarne le forme, no? E quindi si è disperati perché si desidera troppo. Quindi per eccesso di vitalità e non per difetto. Abbiamo delle monografie incompiute per il momento, le chiamiamo così, che è anche una bella terminologia. Dalle monografie verticali, Fabrizio dice, sono queste 5 monografie verticali, cominceranno a esserci degli incontri orizzontali, anche incidentali, casuali. Vogliamo coglierli in atto, in cammino, in corso, in caduta, ma in movimento. Noi stiamo cercando la pelle, non stiamo cercando delle risposte sceniche, non stiamo cercando nessuna scena, noi stiamo cercando ancora la pelle di questi personaggi. È una cosa più semplice quella che vi sto chiedendo, una condizione meno remissiva, meno passiva proprio anche strutturalmente, per cui per esempio tutti questi colli collassati sto per assorbire, non devo chiudermi per assorbire, devo aprirmi. Siete troppo chiusi per assorbire, voi pensate di assorbire, ma non state assorbendo per niente, perché siete così. Baldanzosamente mi direi una persona solitaria più che in solitudine. Però mi è successa una cosa ultimamente, quindi la nomino perché è una cosa precisa. Perché la solitudine si annida nei posti più diversi, attiene al ciclo della vita. È morta mia zia, che era la sorella, l'ultima sorella di mia madre, avevano 4 sorelle.
è morta l'ultima vecchia, la grande vecchia della famiglia, e io ho detto a Maddalena, io non so più a chi telefonare, perché si telefona sempre in qualche modo a un grande vecchio, a qualcuno che ha tutta la storia, non c'è più il testimone. Questo mi ha prodotto, non sono solo questo, una solitudine atomica. E allora di questo anche stiamo parlando, incantevole, per cui Marta diceva gli spettri, state con gli spettri. Siete così carichi di emozioni che dovete nascondervi, ok, chiudete gli occhi, ma non chiudete perché vi fa paura quello che vedete negli altri occhi, perché negli altri occhi voi vedete voi stessi. Mi spaventa. Vediamo come possiamo trasformare questo spavento, ok? Quando dico veramente chiamate gli spiriti. La solitudine che riesco a delineare è più una solitudine che ha un rapporto temporale, nel senso che mi capita spesso di avere solitudine dei vari Alessandri del tempo che sento per essere arrivato qua, non ci sono più, a volte mi giro e non riesco a ritrovarli. Ecco, allora questa forse declinazione di solitudine, sì. Sono due immagini, ma che sono simili. Una è quella del palazzo di ghiaccio, che è una solitudine che ci si costruisce appunto per un impedimento a uscire fuori, però si desidera moltissimo uscire fuori. Quindi è di vetro, è di ghiaccio, quindi è sottile, però ci imprigiona. E che è anche quella delle finestre. Cioè, in questo periodo mi ha colpito tantissimo guardare fuori dalla finestra, vedere le finestre accese delle altre case. Anche io mi chiedo cosa vedono gli altri attraverso quel vetro. C'è una poesia di Pasolini dove lui parla della solitudine, che ho sempre sentito molto vicina, perché dice la solitudine che è la mia forza e anche la mia debolezza. È una condizione per poter conoscere le cose, per poter guardare, come una forma di distacco. È come se un quadro non puoi vederlo bene se sei troppo vicino, no? Hai come bisogno di una lontananza che ti permette di vedere. E allo stesso tempo quella lontananza ha un prezzo, in termini di nostalgia, di bisogno, di mancanza. Quindi è come se vivessi in questa molla continua di spinta e di risucchio nei confronti degli altri esseri umani.